tenere, riesce a dare grande fantasia a tutti i personaggi anche in età adulta, e poi la parte adulta che invece era proprio quella di vivere voracemente tutto. Hai detto giustamente tu, è stato un grande anticipatore, forse questa è la più grande dote di Ugo, e stasera lo vedremo parlando di tante cose, quante volte ha anticipato i tempi, la provocazione, il rischio che spesso sfociava in un comportamento che noi chiamavamo apparentemente ugoistico, e che è proprio la forma più alta dell'egoismo, no? L'ugoismo. In realtà no, era esattamente il contrario, era una forma di altruismo. Ugo spesso diceva questo: io sono un povero che mantiene una famiglia di ricchi. Ed era vero, ma questo perché? Perché lui era felice solo se vedeva le persone intorno a sé, ma parlo non solo della famiglia, parlo delle persone a tavola, degli amici, felici. Ecco, se vedeva le persone godere del benessere, allora riusciva a goderne anche lui e aveva, diciamo, un'utopia familiare. È stato un grande anticipatore perché è stato il primo ad avere una famiglia allargata, ma non soltanto una famiglia allargata, una famiglia allargata, come avete sentito, di più nazionalità. E l'utopia era quella di avere tutte e tre le mogli amiche tra di loro, e i figli ovviamente, e questo chiaramente all'epoca, parliamo tra gli anni 50 e gli anni 60, destò scandalo. Ma per cercare di ricostruire un attimo l'albero genealogico della famiglia, diciamo che il più grande, come avete visto, è Ricky, che lì aveva ancora i capelli scuri, come io avevo i capelli, per esempio. Scusami se intervengo, ma ho pensato proprio la stessa cosa. Avevamo tutti molti più capelli. Ma avevamo soprattutto tutti 35-40 anni in meno, che non è un dettaglio. Che non è un dettaglio. Esatto. Allora, Pat è ballerina, che faceva parte della rivista, di una delle riviste che faceva Ugo, diventa la sua compagna e la mamma di Ricky. Poi si lasciano senza sposarsi, e Ugo prima, lo possiamo dire, già aveva puntato un po' nostra madre, ma poi un incontro a un festival gli fa incontrare Margaret, che è la mamma di Thomas, il norvegese, con il quale lui a un certo punto decide di sposarsi. Però questo matrimonio tipico di Ugo è un matrimonio svizzero con rito messicano, non valido per l'Italia, secondo lui. Secondo lei è validissimo anche per l'Italia, e aveva ragione, in effetti lei era validissimo. Ugo si trasferisce addirittura un anno in Norvegia perché nasce Thomas, e prende una piccola isoletta, un'isoletta con una casetta, una cosa non esagerata, una cosa modesta, ma la compra solo per un motivo, perché questa isola norvegese vicino ad Arendal, a sud di Oslo, si chiama Fon Kru, cioè in norvegese si scrive con la V con i puntini, ma si pronuncia Fon Kru. Fon Kull, e quindi nel momento in cui la loro storia, dopo che Ugo è stato per un anno in Norvegia, finisce, lui ammette, come ha sempre fatto onestamente, la storia è finita, gli dà le chiavi, gli dice tu vattene a Fon Kull e io me ne torno in Italia. E lei dice sì, ma il matrimonio è valevolissimo, per cui il bambino intanto lo tengo io. Lui prova a scappare col bambino nei boschi e viene malmenato dai fratelli di Margaret, dopodiché Thomas rimane in Norvegia, e arriviamo alla storia tra Franca e Ugo, che è durata per tutta la vita, cioè nostra madre, dove arriviamo io e Maria Sole, e solo dopo 7 anni, ecco, credo quest'anno qui o forse l'anno prima, a un certo punto ci viene detto che per l'estate verrà un amichetto biondo, non parlante l'italiano, dalla Norvegia a trovarci per l'estate un mesetto. Questa era stata l'introduzione, ed era lui. E io felicissimo, perché Maria Sole aveva appena un anno e quindi non c'era molta interazione, mentre avere un amichetto di 7 anni, di 3 anni e mezzo più grande di me, era un grande divertimento. E come questo bambino arriva a Torvaianica, nella nostra casa al mare, io lo prendo sotto braccio e gli dico, perché io sono sempre stato un entusiasta,
Dico a mia madre e mio padre che sono lì sullo sfondo, che ci guardano andare verso la camera da letto, gli dico, ma scusate, ma non sembriamo proprio due fratelli? E mia madre sviene. Mezz'ora dopo deve necessariamente, come hanno sempre fatto, raccontarci la verità, e cioè che era nostro fratello, e da quel momento siamo fratelli e in qualche modo la famiglia è stata riunita. Quindi l'utopia di una famiglia che era completamente unita c'è quasi stata, perché soltanto la parte norvegese non si è mai integrata totalmente, parlo solo della mamma di Thomas. Però Franca e Pat erano molto amiche e abbiamo fatto anche qualche Natale quasi completo, ecco, diciamo che l'harem si era quasi completato, non si è mai completato fino in fondo, e Ugo, un po' per recuperare dalle sue assenze, quello che faceva era portarci sul set, in realtà non perché ci voleva far diventare attori, ma era un modo per giocare con lui bambino sul suo terreno di gioco, cioè il set, ed è per questo che all'inizio ha iniziato con Ricky, riunendo addirittura in un episodio che si chiama Educazione Sentimentale, che è il primo episodio dei Mostri, che molti non sanno era stato scritto per Vittorio Gassman. Ah, caspita. Ma che Ugo disse, no, io faccio questo film solo se questo episodio lo fanno fare a me, e ha voluto come mamma e figlio, appunto padre Ricky, e quindi ha anche in quel caso in qualche modo voluto riunire una famiglia ormai slegata sul set, e in realtà però non l'ha fatto per fare in modo che Ricky si appassionasse al cinema. Forse, ecco, c'era un altro atteggiamento ugoistico che però allo stesso tempo era un modo per far godere anche gli altri della sua presenza assenza, e da lì Ricky è tornato varie volte sui set, è successo anche a me, ma credo che forse di Educazione Sentimentale sì, potremmo avere... assolutamente, abbiamo una clip appunto di Educazione Sentimentale tratta da I Mostri e la vediamo subito.